noi si sono comportati tanto bene a Natale. Sarà il caso che ripetano, eh? Perché a Natale siete stati proprio bravissimi, avete fatto tutta confusione, avete guardato tutti i vostri figlioli, quelli vostri e quelli degli altri. Quindi sarà bene che farà altrettanto. I ragazzi cominciano, io vi do il benvenuto, a parte la battuta, e pregherei di non fare fotografie a me, e quindi si può cominciare. Passo il microfono a Mattia, che è il presentatore ufficiale della manifestazione. Ti prego di applaudire. Ho subito sbagliato, non è solo Mattia, ma sono due presentatori, perché le cose difficili si fanno in due, Mattia e Matteo. Allora, iniziare questa stupenda, bella festa di carnevale, stupenda, presentiamo la seconda A e la seconda B nel loro magnifico balletto. Thank you.
questo stupendo balletto. Thank you.
noi. Guardami. Professore, non ho capito gli angoli complementari e supplementari. E Piero, te le va a studiare? Perché te è barocco? E lo so, invece di andare nei boschi, dovresti di più studiare. Dove... da ripetizione, ma mi sembra uguale a livello. Poi Andrea, anche te, credevo che fossi un bimbo in gamba, invece un suono è anche un po', e bisogna un andamento. Poi Moreno, anche te. Anche te di esperto. Ci vai anche te, Moreno. Anche il tuo andamento deve migliorare, deve. E deve studiare, deve.
deve dire di quelli che hanno fatto tutto da solo e erano in due. Bravi ancora! Formaggio dopo un mese. No. Fa giugno. Il cameriere al ristorante fa: buongiorno signor Mazzini, cosa desidera oggi? E lui risponde: il solito, spaghetti alla carbonara. Mi sa dire che a Paolo dei vulcani? No. I vulcati. Ci sono tre matti, devono tornare a casa e vanno dal direttore del manicomio. Il direttore del manicomio chiama il primo e il primo fa: io sono Napoleone, va bene, vai in camera, e non lo manda via. Arriva il secondo, fa: io sono Mosè, Dio mi ha dato comandamenti. E il terzo fa: cosa ti ho dato io? E allora c'è Gesù che predicava e c'erano Pietro e Simone, stavano vicini. E c'erano tutti i bambini che volevano toccare a Gesù. E allora Simone e Pietro li davano noi, allora li cercavano di scansarli. E poi Gesù dice: lasciateli stare, fate che i barboli vengano a me, perché se ne prendo uno... C'è il prete in chiesa, arriva al punto di leggere la parabola, e legge: e quando Gesù entrò negli otto dell'ulivi, lo prendì e lo picchiò. Intanto entra il maresciallo e i carabinieri, e siccome è una persona importante lo ripete: e quando Gesù entrò negli otto dell'ulivi, lo prendì e lo picchiò. Intanto entra il sindaco, anche lui è una persona importante, lo ripete: e quando Gesù entrò negli otto degli ulivi, lo prendì e lo picchiò. Si alza un vecchiettino in prima fila e fa: e fecero bene, le altre volte ci andava. Thank you.
bella, non è niente volgare.